con Andrea Gozzi, direttore generale di Mindsphere World, che è una delle due realtà insieme a Fondazione Ushimu ad aver organizzato BIMU più Digital, un'iniziativa innovativa qui in fiera, il cui scopo è quello di raccontare, dimostrare appunto alle aziende che cosa possono fare dei dati raccolti grazie all'interconnessione e all'industria 4.0. Andrea, ci racconti un po' la filosofia di questa iniziativa? Insieme a Fondazione Ushimu, noi dell'associazione Mindsphere World abbiamo voluto preparare un progetto che potesse aiutare il visitatore di BIMU e anche l'espositore di BIMU ad avere un riferimento su come utilizzare la connessione dei macchinari alla rete per creare valore. BIMU più Digital è il modo per creare valore dai dati. Ormai, grazie anche ai progressi fatti negli ultimi anni, è facile avere una macchina che è interconnessa a un sistema informativo. Ancora dobbiamo fare dei passi avanti per utilizzare questi dati, trasformandoli in informazioni utili che aiutino l'operatore della macchina, l'investitore che ha acquisito questi nuovi asset, a massimizzare l'uso dell'informatica per migliorare la sua produttività, la sua qualità e ridurre i suoi costi di produzione. Andrea, è un'iniziativa fatta da tante realtà, ci sono costruttori di macchine, fornitori di soluzioni IT, ci racconti un po' come è nata, come avete lavorato poi, considerato il periodo in cui avete messo in piedi questa iniziativa? Sì, oggi BIMU più Digital è qui una officina che potrebbe tranquillamente essere reale ed è fatta con dei macchinari che sono qui presenti in esposizione alla fiera, oppure macchinari di espositori che sono produttori di macchine utensili che hanno uno o più macchinari connessi dai loro stabilimenti. Ci sono poi delle aziende che realizzano soluzioni informatiche all'interno dell'ecosistema Mindsphere che hanno messo a disposizione le loro applicazioni che utilizzano i dati di queste macchine. Quindi abbiamo messo insieme il fornitore del dato e il consumatore del dato utilizzando l'ecosistema Mindsphere che noi come associazione promuoviamo per realizzare questi casi d'uso. Abbiamo lavorato quasi sempre da remoto, vuol dire sempre da remoto. Io ricordo solo un incontro con le persone di Fondazione Ushimu, ma poche settimane fa, di persona. Per il resto è stato un lavoro fatto tutto attraverso le teleconferenze e gli scambi di comunicazione. Avendo utilizzato un ecosistema già pronto, questo è stato possibile perché non abbiamo dovuto fare lavori troppo rischiosi dal punto di vista tecnologico e tutti sono riusciti, nonostante le diverse tecnologie in gioco, perché abbiamo macchinari di vari brand ovviamente, anche con automazione fornita da diversi fornitori di sistemi di controllo, a realizzare questo sistema completamente funzionante e realistico. Ci puoi raccontare da un punto di vista un pochino più vicino alla tecnologia quali sono questi casi d'uso che state portando? Ci hai appena detto che ci sono macchinari diversi con tecnologie di controllo diverse, questo non rende proprio banale, diciamo, far parlare queste macchine tra di loro e soprattutto farle parlare poi con chi deve leggere questi dati. Sì, questo è un argomento che chi ha fatto progetti di tipo Industria 4.0 sa capire quanto possa essere rischioso su un progetto e costoso. Noi abbiamo usato un ecosistema già esistente, che è quello che l'associazione Mindsphere World promuove, e quindi ci siamo trovati con la disponibilità di tutta una serie di elementi di connettività e di modelli per la condivisione dei dati già pronti all'uso. E questo ci ha permesso di focalizzarci sul valore aggiunto che possiamo dare, quindi sul servizio che poi i dati trasformati in applicazioni con il loro know-how riescono a portare i vantaggi perché li acquisisce e le utilizza. Il tipo di linguaggio utilizzato dalle macchine per parlare con il mondo esterno, che possono essere MT Connect, correggimi se sbaglio, Umati, eccetera, è indifferente per questo allo scopo di questa dimostrazione? Beh, noi ci focalizziamo su come i dati vengono utilizzati, che poi è la vera sfida. Ormai la connettività è un argomento che abbiamo imparato a gestire molto bene. All'interno dell'ecosistema Mindsphere sono già disponibili le connessioni con la moltitudine di protocolli, di tecnologie che sono più applicabili nei singoli contesti delle macchine. Nelle macchine utensili abbiamo alcuni protocolli, in altri tipi di ambienti industriali ne abbiamo altri. Questo ormai non è più una sfida. La sfida è creare
creare il valore. E quindi noi ci siamo focalizzati, avendo disponibilità del dato in modo semplice e diciamo anche senza sforzi e senza costi, su il creare questo valore su quattro filoni di interesse. L'aumento della disponibilità della macchina, l'aumento della performance del piano di produzione, la miglior pianificazione dell'utilizzo delle risorse, la riduzione del costo di manutenzione e infine, aspetto molto importante, il miglioramento del modo in cui vengono consumate le risorse come l'energia elettrica oppure le risorse ad impatto ambientale, quindi in un'ottica di macchina utensile green. Le ultime due domande, la prima ti avviso è cattiva e per le aziende che hanno paura a esporre i propri dati in cloud che cosa possiamo dire? E la seconda è, siamo qui alla BIMO e quindi le protagoniste sono le macchine utensili, ma questa stessa logica è valida per tutte le macchine di produzione. Per la prima domanda che mi hai fatto, sì, ancora c'è molta paura di utilizzare una soluzione cloud, sia per l'aspetto di sicurezza informatica, quindi di cyber security, o anche di dubbi su come poi questi dati vengono gestiti. Noi con MindSphere World, col progetto BIMO più Digital, diamo al visitatore la possibilità di consultarsi con un esperto tecnico. Abbiamo qui in BIMO più Digital il Meet the Expert Corner, dove tutti gli argomenti di cyber security, connettività sicura possono essere meglio compresi da chi è interessato. E poi all'interno degli speech di BIMO più Digital e anche di MindSphere World come associazione raccontiamo come riusciamo a avere un modello di ecosistema dove i dati sono condivisibili se lo si desidera e allo stesso tempo tutti i dati che sono sensibili nel cloud sono assolutamente proprietà di chi li gestisce, nel senso di crearli e amministrarli, quindi non del amministratore del sistema ma del reale proprietario di questi dati e la possibilità di però mettere a disposizione per creare dei servizi a valore aggiunto. Per quello che riguarda gli altri tipi di automazione, innanzitutto qui al progetto BIMO più Digital abbiamo utilizzato macchine con tecnologie molto diverse. Abbiamo macchine di tipo rettifica, torni, frese e anche macchine di altre tecnologie, compresa una macchina di additive manufacturing. MindSphere con le sue tecnologie, servizi e connettività è applicabile su qualsiasi contesto industriale. Macchine di altre tipologie, macchine per il packaging, ma anche impianti. E ricordiamoci che questo è molto importante perché l'industria 4.0 è una digitalizzazione dell'intera fabbrica che comprende le macchine, i sistemi di trasporto, il building e tutta l'infrastruttura, quindi deve essere per forza una soluzione che è applicabile a tutto il panorama dell'automazione e della fabbrica stessa.